Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà dalla legge neppure un iota o un segno, perché tutto sia compiuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà gli uomini a fare altrettanto, sarà considerato l'ultimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà ed insegnerà agli altri uomini sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore. Signore Gesù, che è più facile che passi nel cielo alla terra e che una sola iota, un solo segno della legge cada, perché la legge di Dio è eterna, è scritta in Dio, Dio è la legge. E Dio, soffiando nell'uomo, ha impresso se stesso nell'uomo, creato a sua immagine e somiglianza, ha depositato la legge nel cuore dell'uomo. I comandamenti sono scritti nel cuore dell'uomo, perché sono l'espressione della volontà del Padre. Venne Gesù e recapitolò in se stesso tutta la legge, perché la legge è Lui. Lui è la Torah. I suoi, quando venne, non lo riconobbero perché un velo era sul volto di Mosè, che scendeva dal monte, su Gesù sceso dal cielo. Ma ormai questo velo è caduto e noi abbiamo visto la gloria dell'Unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità. Noi abbiamo ascoltato la voce del Padre che ci diceva: ascoltatelo, questo è il mio figlio. Questa è la Torah, questa è la legge. Gesù davanti ai nostri occhi è la legge di ogni uomo che viene in questo mondo. Questa legge vive in noi ed è in noi, e lo Spirito Santo ce lo fa viva questa legge dentro di noi quando ci mette Gesù. E noi viviamo di Lui, che è la verità, di Lui che è l'immagine del Padre, l'espressione della volontà del Padre. Fratelli e sorelle, gli uomini oggi manomettono la legge, manomettono la natura umana, fatta di immagine e somiglianze di Dio, manomettono Dio.
ma Dio si ride di loro, perché Dio non può essere manomesso da nessuno, perché la legge di Dio che è dentro di noi non può essere mutata da nessuno. Gli uomini possono blaterare quanto vogliono, ma la legge di Dio rimane in eterno. E i precetti di Dio, che sono espressione della legge, espressione della volontà del Padre, che sono il Cristo vivente. Gli uomini possono bistrattare questi precetti, ma non possono distruggere questi precetti. Non possono distruggere Cristo, che è verità, non possono distruggere Dio. Oggi c'è questa manomissione dei precetti del Signore. Dei precetti del Signore, dei comandamenti del Signore, solo perché l'uomo si fa Dio. Ma l'uomo è uomo, creatura, carne e sangue. E Dio è Dio, e Dio vive nell'uomo, vive perché l'uomo lo conosca e diventi come lui. Ma lui è il Signore, lui è la verità, lui è la norma, lui è la volontà, lui è il bene, il sommo bene. Dobbiamo convincerci, dobbiamo predicare che i comandamenti di Dio non possono essere manomessi dagli uomini. Se Dio dice rispetta la vita e non uccidere, espressione della sua volontà, è un'espressione della legge. Noi non possiamo uccidere. Legittimare un'uccisione è distruggere la legge. La legge, come dice la scrittura, basta un'infrazione per distruggere la legge. E distruggere la legge e distruggere tentativo umano, distruggere Dio. Se il Signore dice non adulterare, rispetta la giustizia, non rubare. Se noi adulteriamo, rubiamo, non ci sarà nessuna legge umana, nessuna concessione umana che possa legittimare quello che noi facciamo. Fratelli e sorelle, così è di tutti i comandamenti di Dio e di tutti gli altri comandamenti che si assommano nell'unico comandamento dell'amore. Ama Dio sopra ogni cosa, Dio personale, creatore del cielo e della terra, sopra ogni cosa, e mettiti ai suoi piedi, adoralo. Primo grande comandamento. E ama il prossimo tuo come te stesso, perché nel tuo prossimo c'è Dio. C'è l'immagine di Dio, il tuo prossimo è figlio dell'unico Padre, è un generato da Dio, il tuo prossimo è tuo fratello, e tu distruggendo il tuo prossimo distruggi l'immagine di Dio. Fratelli e sorelle, ascoltiamo Gesù, ascoltatelo, dice il Padre. Ascoltatelo, è lui l'espressione della mia volontà, in lui si assommano la legge e i profeti, dice la scrittura. Gesù è la Torah, Gesù è la legge. Beato chi ha Gesù nel cuore, ha la legge nel cuore e ha tutto, perché la legge è Dio. Beati noi, fratelli e sorelle, noi che siamo la nazione, la prima delle nazioni.
rivelazione a cui Dio ha parlato, cui Dio parla. È bella l'espressione, e la si legge sempre con grande gioia, quella del capitolo 4 del Deuteronomio. Qual'altra nazione ha un Dio così vicino a sé? Quanto tu, Israele, tu ascolti la voce del tuo Dio e Egli ti parla faccia a faccia. Quell'altra nazione ha un Dio così vicino a sé, quale tu, o Israele? Beati noi perché sentiamo l'eco della voce di Dio, Dio ci parla faccia a faccia, ma è Gesù che parla, Lui è la parola, e quando noi viviamo di Lui, Lui che è la parola, parla sempre, è la parola vivente, la parola creatrice, crea la vita in noi. Fratelli, io vorrei che noi sviluppassimo queste idee seme, idee forza, perché sia capovolta la nostra vita sia luminosa e sia la luce del mondo, la nostra vita, perché gli uomini vedano le vostre opere buone e glorificano il Padre che è nei cieli. Beati noi, gruppo del rinnovamento, radunato dallo Spirito, che ascolta la voce del Figlio di Dio. Beati noi che abbiamo ascoltato la sua voce e siamo emersi dai sepolcri, come dice Gesù, e siamo vivi perché Lui ha parlato, e siamo viventi perché Lui vive in noi, coscienti di essere dei viventi, camminiamo in mezzo ai morti e gridiamo: Spirito, soffia dei quattro venti e fa risorgere i morti. Portiamo la luce di Cristo, la vita di Cristo ai nostri fratelli, che questo popolo cristiano diventi il vero Israele, tutto il popolo cristiano, il vero Israele che emerge dalla morte, che ascolta lo Spirito, che si compatta, che si metta in piedi e cammini cantando la gloria del Signore, perché gli altri uomini credano, perché tutto il mondo sappia che la salvezza è in Cristo e fuori di Lui non c'è salvezza. E la responsabilità è nostra, perché lo Spirito ha soffiato prima dentro di noi e siamo noi a gridare agli uomini che, come, che lo Spirito, come ha risuscitato noi, risusciterà anche gli altri, perché diceva Pietro: questa grazia non è soltanto per noi, ma per voi, per i vostri figli, anche più lontani. Amen. Panahaya Renguatu Torong Tmana Panakhu. Io ho parlato, ho fatto sentire la mia voce, ascoltatemi, perché io sono il vivente. Fratelli,